al Partito Democratico, guardiamo ad una proposta politica che si misuri con i problemi reali che oggi la gente vive. Bertinotti, l'ho mandato ieri questo servizio, ma non ho resistito, dato che c'era lei, a farle rivedere un pezzetto. Questo è Livorno ed è l'anniversario della fondazione del Partito Comunista il 21 gennaio del 1921. È nostalgia pura? No, mi dà una grande tristezza, perché se uno mi chiede tu cosa sei, io rispondo sono comunista. Ma altrettanto sinceramente... mi piacerebbe che si potesse vietare, almeno per una decina d'anni o forse 20, l'uso in politica del termine comunista come definitorio di un soggetto, per rispetto a una storia. La storia, parlavamo prima chiacchierando nell'intervallo, e ci si chiedeva, ma come mai di fronte a un capitalismo così vorace, così aggressivo, così distruttivo di umanità, è vero? Come mai in Europa, nell'Occidente, non esiste una sinistra di alternativa di società? La risposta è difficilissima. Ma una cosa è certa. Anche perché il Novecento, che comincia nel 17, è stato grande e terribile. Noi non, quasi non ce ne ricordiamo più. Ma quando io ero un ragazzo, uscì un libro con tre quarti dell'umanità è comunista. Non era vero, voleva dire che tre quarti dei paesi hanno un regime che si definisce comunista, che è un'altra cosa. Tuttavia dà l'idea dell'impresa. Quella rivoluzione d'ottobre è passata per due guerre mondiali, una guerra fredda con il rischio della guerra atomica, ha accompagnato il processo di decolonizzazione, cioè c'erano le colonie, l'Europa faceva le colonie, non ci sono più, il panorama è cambiato, ma insomma non ci sono più. E lotte di liberazione sono andate avanti fino al Vietnam. Quel secolo, lo dico a quelle persone con cui ho una, diciamo, una simpatia emotiva, è finito. O la sinistra prende atto nella sua testa che un secolo grande e terribile è finito con il fallimento ad est e con la sconfitta ad ovest e ricomincia su un nuovo terreno. Ma è possibile che non ci si chieda... Allora, è finito quel secolo, finiscono i comunisti, ma allora vivono i socialisti? No, vedete in Francia, danno un'immagine grottesca di sé. Ma allora si dice resistono i socialdemocratici. Dove? Fatemeli vedere. In Germania sono il puntello della Merkel. No, quindi, è vero, allora, i laburisti inglesi, se sopravvivono, lo devono non ai loro leader con cui hanno cercato di affermarsi, che sono sepolti, a partire da Blair, ma invece a un outsider come Corbyn, che esce da quella tradizione, che viene da una storia di estrema sinistra trotskista. Io non voglio dare un giudizio, dico semplicemente che quella che rinasce fuori. Si chiama Sander. Momento si chiama... di grande televisione, allora, dei profondi Bertinotti alla sinistra, no, non è male. Io ce lo dico, ma... Prima il comunismo. Ma la storia del due cose ancora. Una, il conflitto tuttavia rinasce. Non voglio solo parlare della cosa commovente delle donne contro Trump negli Stati Uniti. No, parlo delle mille cose che ci stanno attorno. E soprattutto la morte della sinistra vede il conflitto dislocarsi altrove. Chi voleva essere tranquillo non è tranquillo per niente, perché l'instabilità è la cifra del nostro tempo. Perché? Perché si è prodotto un conflitto tra il basso e l'alto della società e la gente manda al diavolo le elite, come si è visto anche nel referendum in Italia. Ma come tanti, si è visto però sul protezionismo Trump e Sanders sono d'accordo, come? Tutto sommato, cioè, cambiano i parametri. Per un momento lasci stare, perché possono essere fuorvianti le espressioni politiche. Io sto dicendo che il popolo, nelle forme in cui può, si ribella e appena può manda al diavolo le elite. Perché? Ma perché in un mondo in cui 83 persone hanno il reddito, sono diventate 8 per lunghi anni, 83 il reddito di mezza umanità, mezzo pianeta, di 3 miliardi e mezzo di persone, per forza scoppiano le rivolte. Allora voglio sentire un commento rapido di Romano, forse anche Caporale.